Gli scenari sono tutti in evoluzione. L'evento è stato abbastanza contenuto, quindi auspicabilmente non ci siano elementi di escalation, probabilmente a interesse di tutti, anche di Israele credo a questo punto qua. E quindi secondo me in questo momento noi dobbiamo operare affinché ci sia una de-escalation della situazione. Dei nostri contingenti che in questo momento sono anche ovviamente in Medio Oriente, fra l'Iraq e il Libano, noi abbiamo avuto avvertimenti, abbiamo una catena di allertamento pronta. In questo momento è essenziale rimanere fermi e continuare a sostenere in qualche misura Israele proprio per mandargli il messaggio che non sono soli. Mitighiamo sempre i rischi con la pianificazione di contingenza e tutte le misure di protezione della forza che vengono prese appunto per avere la massima cautela e la massima sicurezza. Sul sistema di difesa israeliano si è discusso tanto e anche l'Europa sarebbe intenzionata a seguire. Funzionare ha funzionato, non mi sembra. Sarebbe un ottimo sistema, sì, diciamo. L'Europa sta lavorando, le nazioni stanno lavorando per sistemi che possano garantire questi livelli di sicurezza.